Pronto, Raffaterno? Per favore, mandatemi qualcuno. Grazie, Raffaele. Lei è stato molto preciso e professionale. Grazie a lei passeremo una fresca estate senza consumare troppo, visti i prodotti a risparmio energetico che ci è installato. È stato scritto un nuovo capitolo della lunga battaglia in corso tra il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca e il ministro del Sud Raffaele Fitto. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso gli effetti della sentenza del TAR Campania, che aveva accolto il ricorso della regione sull'accordo per la coesione, da definire con la presidenza del Consiglio, fissando 45 giorni di tempo, scaduti lo scorso 5 aprile, per la predisposizione dello schema di accordo. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto l'operato del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, per quanto riguarda la vicenda in corso, non rilevando i presupposti per ipotizzare la nomina di un commissario ad acta e fissando l'udienza di merito per il prossimo 13 giugno. Resta fermo, si legge tuttavia nel provvedimento, l'obbligo di tutte le parti di proseguire il dialogo, ricorrendo a leali, reali, proficue e reiterate interlocuzioni per addivenire alla celere definizione dell'accordo. Sull'argomento è intervenuto nella consueta diretta del venerdì il governatore De Luca. Noi siamo pronti, come sempre, al massimo di collaborazione con tutti. E ovviamente ci attendiamo che si addivenga ad una rapida definizione dell'accordo. A margine di questa ordinanza, il Consiglio di Stato ha stabilito che l'udienza pubblica per discutere eventualmente sul contenzioso nel merito è fissata per il 13 giugno. Noi ci prepariamo a chiedere al Consiglio di Stato un'anticipazione di questa data. Chiediamo che sia anticipata questa data perlomeno di un mese. Perché? Perché per fare la programmazione culturale, se arriviamo a giugno, i tempi per questa programmazione non ci sono più. Quello che a me pare importante di questa ordinanza, al di là della sospensione dei termini per la nomina di un commissario ad acta, è questo invito importante ad una celere definizione dell'accordo. Per quello che riguarda la Regione Campania, ribadisco che il nostro piano lo abbiamo presentato l'11 ottobre. Dall'11 ottobre ad oggi non abbiamo avuto osservazioni nel merito, abbiamo avuto solo richieste di chiarimenti, richieste di verifica sulle obbligazioni giuridicamente vincolanti per i progetti della precedente programmazione. Nel merito non abbiamo avuto nessuna richiesta. Quindi in questi sette mesi, nel merito, l'interlocuzione è mancata. Ribadiamo che noi siamo, come ovvio, più che disponibili alla collaborazione e al dialogo con tutti. Il ministro Fitto, dal canto suo, ha invece dichiarato: prendo atto positivamente di questa ordinanza. Per quanto ci riguarda, il governo proseguirà nelle interlocuzioni necessarie a definire l'accordo per la coesione con la Regione Campania, confermando un approccio pienamente collaborativo che ha già portato alla sottoscrizione di 17 accordi e all'avanzamento nella definizione dei restanti 4.